È da poco uscito dagli uffici dei PM di Siena l'ex ministro Giulio Tremonti, ascoltato come persona informata dei fatti dai magistrati che indagano sulle vicende di Banca Monte dei Paschi. Non parlo, ha detto Tremonti uscendo dalla procura ai giornalisti che lo attendevano fuori. Fascicoli, su quali dei fascicoli a fare là? Non parlo. Non può parlare? No, davvero ragazzi. E solo per sapere se riguarda Anton Veneta o l'ultimo pezzo dell'inchiesta, quello sulla... quello della settimana scorsa, no, riguardo l'Italia. Non parlo, non parlo. Grazie. Secondo quanto si apprende, il colloquio con i magistrati e vertici del nucleo valutario della Guardia di Finanza è durato meno di un'ora. Avrebbero ascoltato l'ex ministro nell'ambito del filone sulla Fondazione Monte dei Paschi. Nel 2011, quando l'ente decide di sottoscrivere l'aumento di capitale da 2,1 miliardi, Tremonti guidava il ministero che tra i suoi compiti ha quello di vigilanza sulle fondazioni bancarie. Fu lui ad autorizzare l'indebitamento superiore al 20% nel rapporto debito-patrimonio fissato dallo Statuto di Palazzo Sansedoni. Ma non è detto che i magistrati a Tremonti non abbiano chiesto notizie anche sulle vicende precedenti, dal 2008 in poi, quando Monte dei Paschi di Siena decise di acquisire l'Istituto Veneto.